Avemus allenatorum. Sebbene sì, ragazzi, Thiago Motta ha firmato il contratto con la Juventus a Lisbona, in Portogallo. Ancora non è ufficiale, nel senso che è ufficiale la firma, sì, ma non è stata ancora data la comunicazione ufficiale della Juventus, quindi sarà presentato, penso, nel giro di 24-48 ore. Quindi ragazzi, finalmente la telenovela allenatore, ragazzi, è finita. Vi vado a leggere qua l'articolo dove viene detto: Juventus Thiago Motta ha firmato il contratto. I dettagli, il conto alla rovescia per l'annuncio di Thiago Motta alla Juventus è arrivato agli sgoccioli. L'accordo tra la vecchia signora e l'ex allenatore del Bologna è stato ormai raggiunto da tempo. Ora è arrivato il momento di mettere nero su bianco il sodalizio, anche bianco che abbraccia il nero. Oggi la firma di Thiago Motta, come riferito, è andato in scena oggi un vertice a Casquet, penso se si dica così, pochi chilometri da Lisbona in Portogallo, dove l'italo-brasiliano a casa, tra Thiago Motta, il football director della Juventus Giuntoli e l'agente dell'allenatore. Un incontro per la firma del contratto e per fare il punto del mercato dopo gli ultimi eventi. Thiago Motta, durante il vertice, ha firmato un contratto con la Juventus, virtualmente è un tesserato bianconero e manca solo, come dicevo prima, l'annuncio ufficiale. Bisognerà invece attendere ancora poco tempo per l'annuncio ufficiale di Thiago Motta, la Juventus dovrebbe farlo entro 24-48 ore. Thiago Motta firmerà un contratto con la Juventus per le prossime 3 stagioni, ovvero fino al 2027, con un ingaggio da 3 milioni e mezzo netti a stagione più bonus fino a un massimo di 5 milioni. La Juventus poi è pronta a ripartire, quindi da Thiago Motta, dopo aver chiuso definitivamente la seconda era Massimiliano Allegri come allenatore del club. Il 3 giugno è stato raggiunto l'accordo per la risoluzione del contratto consensuale, che sarebbe scaduto il 30 giugno 2025, un'intesa che ha scongiurato possibili cause legali tra le parti e il riconoscimento del buono uscita di circa 4-5 milioni di euro, come riferito dal Corriere dello Sport. Quindi ragazzi, finalmente è finita tutta questa tira e molla, Motta verrà, Motta non arriverà, quando arriverà Motta. Motta è un bluff, arriverà De Zerbi. Ora no, ragazzi, ora c'è la firma ufficiale. E quindi niente, ragazzi, dobbiamo soltanto attendere mercoledì, giovedì, penso sempre dopo le 5, dopo la chiusura della borsa, verrà fatto questo annuncio e finalmente avremo un allenatore in panchina. Speriamo bene, perché vi ricordo sempre che Thiago Motta non ha dimostrato ancora niente. Lasciate perdere quello che ha fatto con il Bologna, ma ricordate anche cosa ha fatto Ranieri con il Leicester. Quindi questo è di nuovo l'anno zero della Juventus, come detto anche da Elkan, l'allenatore. Questo è un anno zero, ripartiamo da zero, facciamo un bel progetto continuativo anche con l'allenatore di 3 anni, che 3 anni sono abbastanza, sono giusti, che poi si possono anche allungare se tutto va bene. Mettere dentro giovani, mettere delle persone con esperienza, fare un bel connubio tra, ripeto, giocatori giovani, giocatori di esperienza, sia di età che di campi calcati. I giovani ne abbiamo diversi molto interessanti, partendo da Fagioli, poi abbiamo Nicolò Siccaviglia, abbiamo Cambiaso, abbiamo Yıldız, abbiamo Nonje, poi penso che Huijsen andrà via, penso che Yılgın Junior andrà via, ma abbiamo delle belle dei bei diamanti da sgrezzare, e vedrete che sbocceranno presto. Non so poi cosa faranno con Sulé, se Sulé andrà via. Abbiamo Di Gregorio, un giovane portiere promettente, che quest'anno dovrebbe fare il primo portiere, perché Szczęsny andrà molto probabilmente in Arabia. E vediamo se riusciamo a incastrare delle buone pedine, perché ormai Douglas Luiz sembra fatta.
un ottimo acquisto. Molto probabilmente daremo via McKennie, poi ancora non si sa. Dovremmo riuscire a prendere Coop Miners. Da una parte abbiamo la fortuna che Coop Miners salta all'europeo perché è infortunato. Mi sembra si è fatto male, un stiramento ha fatto. Quindi sicuramente il cartellino non potrà salire. Quindi abbiamo dalla nostra, che non giocherà all'europeo. Forse si metteranno d'accordo durante l'europeo, perché poi quando si inizierà il raduno del precampionato potremo averla a disposizione, ma lì c'è chi giunto deve fare qualcosa di un capolavoro, perché quei 60 milioni a me sembrano eccessivi. L'Atalanta ci prova. Io ripeto, ok, Koopmeiners è un buon giocatore, molto forte giocatore, però la Juventus deve ricordarsi, se riesce, o come è che i prezzi dei giocatori all'estero sono, cartellini sono molto alti, però di non comprare più in Italia. Noi stiamo foraggiando il mercato italiano. Il Sassuolo è vissuto fino adesso in Serie A grazie a noi, adesso è andato in Serie B perché cercava di propinarci, di appiopparci, scusate, Berardi, fare tanto i milioni per comprarsi qualcuno. La Juventus giustamente fino non c'è cascata perché ha visto la fregatura con Locatelli. Abbiamo fatto rimanere in vita la Fiorentina. Abbiamo dato dei giocatori all'Atalanta che poi rivenduti a prezzi triplicati, invece noi li abbiamo svenduti così. La Juventus è ora che si mette in testa che in Italia non deve più fare mercato, se riesce, perché, ripeto, le squadre vivono grazie a noi. Grazie a noi le squadre sopravvivono. Quindi, ottimo, va bene l'acquisto di Giuntoli, scusate, di Thiago Motta, bene, di Gregorio, che comunque è un giovane e questo va benissimo, anche perché squadra, ragazzi, è una squadra come il Monza, quindi non è che noi, se il Monza non avesse venduto di Gregorio, avrebbe sompato, però sarebbe saltata. Però comunque forse arriverà Koopmeiners dall'Atalanta, e io spero che se arrivi Koopmeiners la Juventus non faccia l'errore di pagarlo 60 milioni, anche perché non ci abbiamo i soldi. Non abbiamo tutta questa liquidità di fare. Quindi, se adesso mette in contropartita un paio di giocatori più 20 milioni, penso che la questione si possa chiudere qui. Quindi, ragazzi, comunque la notizia di oggi è: Thiago Motta ha firmato il contratto. Ora per l'ufficialità dobbiamo aspettare, ma mercoledì o giovedì pomeriggio, ragazzi. Quindi, finalmente abbiamo l'allenatore e non dobbiamo più pensare se Thiago Motta arriva o non arriva. Quindi, ragazzi, fino alla fine, Forza Juventus, mettete tanti like, commentate, ragazzi, condividete la manetta con i vostri amici, iscrivetevi, fate iscrivere e ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi, ciao 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 ciao!